I giovani, come sono messe le Marche, la Regione Marche sui giovani? Ma credo che ovviamente la situazione del paese è una situazione completamente difficile, i dati di oggi sono preoccupanti, la Regione Marche ovviamente risente di questo clima, ma direi dai dati è leggermente al di sopra della media per quanto riguarda i segnali positivi e credo che un appuntamento come questo di oggi lo ha dimostrato. Come sono esattamente i dati che sono stati presentati? Li dobbiamo vedere col bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno? Ma io penso che i dati qui presentati descrivono una realtà che è quella molto caratteristica della regione, capacità, imprenditorialità, volontà, flessibilità. Ovviamente il tessuto produttivo è complicato, è difficile, ci sono però elementi di speranza e io sono fiducioso. Quindi marchigiani sempre più cittadini europei? Ma questo è indubitabile, basta guardare il tipo di imprese che in questa regione insistono e le esperienze che queste imprese fanno ai giovani, io credo che sicuramente le Marche non sono più quella realtà provinciale e estrema del paese, ma sono una realtà viva e proiettata verso il futuro. Parliamo anche di giovani e impresa. Ma da questo punto di vista direi che le possibilità di autoimprenditorialità e di crescita ci sono elementi molto positivi sia nel manifatturiero tradizionale che nell'agricoltura. Ripeto, la crisi oscura tutti i lati positivi, però io credo che ci siano, ed è testimoniato, delle cose molto importanti e molto positive. Iniziative previste per il 2014? Ma la cosa più importante credo sia quella, l'abbiamo detto in questo seminario, di mettere a sistema le esigenze dei giovani, le loro ricerche di lavoro e i posti di lavoro che le imprese marchigiane stanno offrendo e sono capaci di offrire. Se noi siamo in grado di fare questo, limitiamo molto il disagio e diamo la speranza.